faccio coraggioso, un viaggio molto avventuroso, un'astronave, un destino che si intrecciano intorno a te. Con la forza ed il coraggio, tra le stelle tu viaggerai, orde di nemici affronterai per portare la libertà. Tu con noi viaggerai, tu con noi lotterai, la corazzata Argo piloterai, gridiamo Star Blazer, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai! ...2201 i guerrieri delle stelle partono per una nuova pericolosa missione. Rispondere alla richiesta d'aiuto di Trelena di Telesar. Trelena possiede misteriosi poteri che l'hanno protetta dal malvagio impero della cometa. Per impedirle di aiutare i terrestri, la flotta dell'impero ha circondato Telesar. La flotta è guidata da Deathlok di Gamilon, che sa che presto Largo arriverà a Telesar. Torbak, generale dell'impero, è stato assegnato a Deathlok anche per sorvegliare. Hakushok Suisei wa Teresa no ikari o bakatsu sase nu tame, mata Deathlok soutou no kattena koudou o kanshi suru tame ni, Teresa to sei zenpou e Gorand kantai o hanshi te. Questa non è vita per un generale dell'impero. Parla Bali a Deathlok mentre aspetta i guerrieri delle stelle. Io ho bisogno di trovarmi in battaglia per non annoiarmi. Certo. したぜ。相変わらず見事な腕前堪能いたしました。 Proveremo i nostri missili antimateria su un pianeta deserto. Voglio vedere quanto tempo ci mettono per distruggerlo. Tutti i missili antimateria pronti al lancio. Si distrugge il nemico. A noi terrestri. Willstar, perché non ti rilassi un po'? Già. Su, presto arriveremo a Telesar. Questo non lo sappiamo, Venture. Ci sono moltissimi indizi che dicono che ci stiamo avvicinando a Telesar.
E cioè? Pensa a tutti gli attacchi nemici che abbiamo subito di recente. Stanno disperatamente tentando di tenerci lontani da Telesar. Più ci avviciniamo e più si scaldano. Messaggio di Trelena. Le parlo io, aspetta. Qui astronave Argo, qui astronave Argo. Forse potrebbe sentirti se ti inserissi sul canale giusto. Bravo, fallo tu allora. Qui è Trelena. Trelena del pianeta Telesar. Pronto, qui è Mark Venture. Ci troviamo nel settore G37 coordinate astrali. Dove dobbiamo dirigere per Telesar? Direzione 355 gradi. Arriverete a Telesar fra 3 giorni. Tempo della Terra. Ma dovete fare... C'è qualcosa che... Presto vi spiego. Trelena, che succede? Trelena! Supremo Deathlok, il generale Torbak interferisce ancora sulle onde radio. È soltanto un seccatore, chissà cosa pensa di ottenere. Talan, fa in modo che le interferenze di Torbak vengano annullate. Sì, Supremo. Perché fate questo? Noi non vogliamo che Trelena e i terrestri si scambino delle informazioni. Così davvero tu non riesci a capire, Mort. Trelena vuole che i guerrieri delle stelle raggiungano Telesar. E prima arriveranno, prima noi potremo distruggerli. Ne è sicuro? Ricorda di inserire anche questo in quel che riferisce al principe Zodal col tuo rapporto segreto tutti i giorni. Lo schermo anti-interferenza in azione. Io divento pazzo. Ma non c'è niente che possiamo fare. Trelena, Trelena! Venture, non prendertela, così non migliori la ricezione. Non è colpa della nostra radio, ma di interferenze dall'esterno. Le interferenze sono cessate. Vicino a Telesar, molti meteoriti. C'è la flotta nemica imboscata. State attenti! Grazie tante, Trelena. È un'informazione davvero molto importante per noi. Mark, vi prego, venite in fretta a Telesar. Dì ai tuoi compagni di fare attenzione. Avete sentito? Mi ha chiamato Mark! Mi ha chiamato Mark! Trelena, descrivimi come sei fatta. Sei alta, sei bionda, bruna. Quanti anni hai? Io sono alto con gli occhi... Ah, ma che cosa ti salta in mente, Venture? Volevo solo essere gentile. Venture, avremo perso qualche importante informazione mentre cercavi di far colpo su Trelena. Sarai soddisfatto. Ehi, Homer, aspetta. Non aggredirlo, non c'è niente di male a essere gentili. E poi lei sembra carina. Ci sono molte meteoriti davanti a noi, distanza 40 megametri. Meteoriti? Ce l'aveva detto. Questo prova che è dalla nostra parte. Ora possiamo fidarci delle sue informazioni. Alle 13.07, ora spaziale, entreremo in uno sciame di meteoriti. Meteoriti! Credo che chiederò la licenza, non posso rimanere qui. Su, Royster, non avrai paura di qualche piccola pietruzza che gira nello spazio, vero? Ma chi ha paura? Non conosco neppure il significato di questa parola, non so neanche come si scrive. Sarebbe meglio dire panico o terrore. Allora non devi preoccuparti, le meteoriti colpiscono solo chi ha paura. Largo riferisce che raggiungerà Telesar fra 2 giorni. Incontreranno uno sciame di meteoriti, ma non pensano di avere difficoltà. Non hanno nuove informazioni sull'impero della cometa. I guerrieri delle stelle si occupano molto di Trelena e Telesar. Che la Terra sia in pericolo a loro non importa. Questo non è vero, Stone. Credono che il segreto per sconfiggere l'impero della cometa sia su Telesar. Naturalmente, signore. Intanto dovremo cominciare a prendere delle misure difensive. Cancelleremo tutti i voli privati. Sì, ma non dobbiamo allarmare la gente. Nessuno conosce il reale pericolo della cometa bianca. Non potremo tenerlo nascosto per molto. Ci sono gli astronomi civili. Quella cometa bianca non sembra una vera cometa. Avrebbe dovuto cominciare a bruciare una volta entrata nel sistema solare. Papà! Papà! Non dimenticarti che oggi mi sposo. Sei talmente distratto che ho pensato fosse meglio ricordartelo, papà. Non preoccuparti, Serena. Ci sarò. Non fare tardi. Pronto? Osservatorio centrale. Sì, il professore Schuyler è qui. Sì. Professore, desiderano vederla al quartier generale difesa. Come nostro maggiore astronomo, la sua opinione è molto importante. Lei è sicuro che la cometa raggiungerà la Terra fra 100 giorni? Sì, ho controllato con molta attenzione i miei calcoli.
Comandante Gideon, credi che la nostra flotta possa combattere l'impero della cometa? Con 5 astronavi del tipo di Andromeda? Sì, credo che potremo farcela. 5 Andromeda in 100 giorni soltanto. Non potremo sapere se ce la faremo finché non cominceremo i lavori. Chi ha avuto l'idea di cancellare tutti i voli? Noi dobbiamo partire, siamo in luna di miele. Mi spiace, signore, ma non dipende dalla nostra compagnia. Abbiamo ricevuto ordini speciali di cancellare tutti i voli. E non si potrebbe noleggiare un aereo? L'ordine si riferisce a tutti i voli, possono decollare soltanto i mezzi della difesa spaziale. Solo la difesa spaziale? Allora succede qualcosa? Come? Scommetto che è tutta colpa della cometa bianca. La prego, non dica certe cose, signorina. So benissimo quel che dico. Mio padre è il direttore dell'osservatorio centrale e ha tenuto la cometa bianca sotto controllo. Come ha detto? Serena, cara. Papà! Tesoro, mi spiace molto di non avercela fatta per la cerimonia, ma ho avuto un incontro molto urgente al Ministero Difesa. Niente scuse. Signore, la cometa bianca è forse una minaccia per la Terra? Che ne pensa il quartiere generale? Ce lo può dire? Sono sciocchezze, supposizioni assolutamente infondate. Finiremo esattamente al centro di quello sciame di meteoriti. Oh! Benjur, fa attenzione! Ce la faremo, vedrai! Venture, non ti sembra che l'arco stia rallentando? Sì. Orion, forse c'è qualcosa che non va ai motori, perdiamo velocità, è già diminuita di circa 5 nodi spaziali. Non riesco a capire perché. Ehi, là sotto, controllate i motori. Questar, forse faremo meglio ad aggirare lo sciame di meteoriti. Sì, ma così perderemo molto tempo. Ormai siamo talmente dentro lo sciame, Westar, che conviene mantenere questa rotta. Orion! Qua sotto funziona tutto alla perfezione, il rendimento dei motori è normale. Oh, è davvero strano. Sandor, ho appena finito di analizzare i meteoriti. Credo che troverai il rapporto molto interessante. Willstar, sono i meteoriti che stanno togliendo energia all'astronave. Cosa hai detto? Sono una specie di meteoriti aspiranti, assorbono energia motrice. Venture! Oggetti volanti non identificati davanti a noi. Come? Inserisci il pannello video. Pannello video inserito, signore. E non abbiamo abbastanza energia per andarcene da qui. Winstar, possiamo fare una cosa. Usiamo i meteoriti come scudo. Preparare razzi antigravità. Razzi antigravità pronti. Lanciare immediatamente tutti i razzi antigravità. Fuoco! Attrarre meteoriti! Attrarre meteoriti! Invertire polarità! Invertire polarità! Venture!
C'è qualche cosa che non va. Salamacchine, cosa state combinando? La nostra potenza sta diminuendo. C'è un vortice davanti a noi. Oh, Venture, quando abbiamo polarizzato i meteoriti, abbiamo trasformato la loro energia in vortice. Sandor, veniamo trascinati. Non abbiamo abbastanza forza per resistere al vortice. Depolarizzate tutti i meteoriti. I guerrieri delle stelle si saranno liberati dallo sciame di meteoriti, non avranno più la forza per combatterci. Sarà un vero piacere vedere la faccia di Deathlok quando gli dirò che ho sconfitto i guerrieri delle stelle. Probabilmente verrà un attacco di rabbia, quel gamilonese li sta ricorrendo ormai da 2 anni. D'ora in poi il supremo Deathlok non avrà più niente che lo terrà occupato. Largo si sta avvicinando a ore 11, distanza 16 megametri. Bene. Oggetti volanti non identificati. Quella è la flotta nemica. Preparare cannone a onde moventi. Stai scherzando, non è vero? Da uno sguardo agli indicatori di energia prima di decidere. Sono a zero. Non possiamo uscire dal vortice. Figurati azionare il cannone a onde. È impossibile. Wister, io avrei un'idea che potremmo tentare, se vuoi, eh? Quale idea? Hai dato tu, ricordi, l'ordine di preparare il cannone a onde moventi. Allora proveremo a usarlo. Controllare a flusso potenza. Va bene. Sandor, l'energia sta ritornando, come mai? Rimandiamo a dopo le spiegazioni. Il cannone a onde moventi utilizza l'energia del motore a onde senza apportare alcuna modifica. L'energia viene prodotta dall'estrema compressione. Poi, concentrandola ancora di più nel suo stesso interno, riusciamo ad ottenere una forza smisurata. Numero formazione di combattimento. Prepararsi al lancio dei missili antimateria! Pronti a sparare col cannone a onde moventi, aprire bersaglio scoppio! Tutto l'equipaggio sia pronto al contraccolpo! Il motore a onde ha raggiunto la potenza massima! Rimuovere la sicura! Missili antimateria, fuoco! Missili nemici in avvicinamento! 5 secondi al fuoco! Tutto l'equipaggio si tenga pronto! 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Spaziali con una simile arma. Accidenti. Ah. Ma dove abbiamo trovato l'energia per far funzionare il cannone a onde? Allora, Sandor, vuoi spiegarlo? Ricordi quando fu la prima volta che incontrammo dei meteoriti, Wister? Fu quando partimmo per raggiungere Iskandar. Allora mi accorsi del loro alto potere di assorbimento. Così per questo viaggio mi ero preparato. I nuovi razzi antigravità hanno fatto rifluire sul largo l'energia perduta.
Quando i meteoriti hanno formato il nostro scudo protettivo, noi abbiamo recuperato energia dalle stesse esplosioni dei missili nemici. Santo, lo sai che sei veramente un mago. Ma che mago, ho solo messo a frutto le esperienze passate. Supremo Deathlok, la flotta del generale Torbak è stata distrutta. Non era un allievo capace, non ha voluto ascoltarmi e i guerrieri delle stelle sono stati un compito troppo difficile per lui. Willstar, sto captando un messaggio stranissimo. Pronto, chi sta parlando? Avanti, non fare il misterioso. È un messaggio inviato dal Supremo Deathlok di Gamilon. Il Supremo Deathlok, hai detto? Ma non è possibile, deve trattarsi di uno scherzo. È veramente incredibile. Che dice il messaggio? Ai guerrieri delle stelle, devo ancora una volta riconoscere che siete un nemico da ammirare. Avete di nuovo dimostrato la vostra forza e il vostro carattere, secondi soltanto ai miei. Ma vi invito a ricordare che i vostri giorni sono contati. Firmato Deathlok, il Gamilonese. Deathlok, ero certo che fosse morto nella nostra ultima battaglia. C'è qualcuno che sta facendo dell'umorismo nero e imita anche molto bene lo stile di Deathlok. Io invece credo che sia proprio lui. Riusciranno i guerrieri delle stelle guidati da Derek Willstar a sconfiggere l'odiato nemico Deathlok di Gamilon? Riusciranno a scoprire il segreto di Trelena di Telesar in tempo per vincere l'impero della cometa che sta per colpire la Terra? Coraggioso, un viaggio molto avventuroso, un'astronave, un destino che si intrecciano intorno a te. Con la forza ed il coraggio, tra le stelle tu viaggerai, orde di nemici affronterai per portar la libertà. Tu con noi viaggerai, con noi lotterai, la corazzata Argo piloterai, gridiamo Star Blazer vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle vai!